Maria, guarda noi. Siamo qui davanti a te. Tu sei madre, conosci le nostre fatiche e le nostre ferite. Tu, regina della pace, soffri con noi e per noi, vedendo tanti tuoi figli provati dai conflitti, angosciati dalle guerre che dilaniano il mondo. È un'ora buia, questa è un'ora buia, madre. E in questa ora buia ci immergiamo nei tuoi occhi luminosi, ci affidiamo al tuo cuore, sensibile ai nostri problemi. Esso non è stato esente di inquietudini e paure. Quanta apprensione quando non c'era posto per Gesù nell'alloggio, quanto timore quando di corsa siete fuggiti in Egitto perché Erode voleva ucciderlo, quanta angoscia quando l'avete smarrito nel Tempio. Ma madre, tu nelle prove sei stata coraggiosa, sei stata audace, hai confidato in Dio, hai risposto all'apprensione con la cura, al timore con l'amore, all'angoscia con l'offerta. Madre, non ti sei tirata indietro, ma nei momenti decisivi hai preso l'iniziativa. In fretta sei andata da Elisabetta. Alle nozze di Cana hai ottenuto da Gesù il primo miracolo. Nel cenacolo hai tenuto i discepoli uniti. E quando sul Calvario una spada ti ha trapassato l'anima, tu, madre, donna umile, donna forte, hai tessuto di speranza pasquale la notte del dolore. Ora, madre, prendi ancora una volta l'iniziativa. Prendila per noi. In questi tempi lacerati dai conflitti, devastati dalle armi, volgi il tuo sguardo di misericordia sulla famiglia umana, che ha smarrito la via della pace, che ha preferito Caino ad Abele e, perdendo il senso della fraternità, non ritrova l'atmosfera di casa. Intercedi per il nostro mondo in pericolo e in subbuglio. Insegnaci ad accogliere e a curare la vita, ogni vita umana, e a ripudiare la follia della guerra che semina morte e cancella il futuro. Maria, tante volte tu sei venuta incontro chiedendo preghiera e penitenza. Noi però, presi dai nostri bisogni e distratti da tanti interessi mondani, siamo stati sordi ai tuoi inviti. Ma tu che ci ami, non ti stanchi di noi, madre. Prendici per mano, prendici per mano. E guidaci alla conversione. Fa che rimettiamo Dio al primo posto. Aiutaci a custodire l'unità nella Chiesa e ad essere artigiani di comunione nel mondo. Richiamaci all'importanza del nostro ruolo. Facci sentire responsabile per la pace, chiamati a pregare e ad adorare, a intercedere e a riparare per l'intero genere umano. Madre, da soli non ce la facciamo. Senza tuo figlio non possiamo fare nulla. Ma tu ci riporti a Gesù, che è la nostra pace. Perciò, Madre Dio è nostra, noi veniamo a te e cerchiamo rifugio nel tuo cuore immacolato. Invochiamo misericordia, Madre della misericordia, pace, Regina della pace. Scotti l'animo di chi è intrappolato dall'odio, converti chi alimenta e fomenta conflitti, asciuga le lacrime dei bambini, quest'ora piangono tanto. Assisti chi è solo e anziano, sostieni i feriti, gli ammalati, proteggi chi ha dovuto lasciare la propria terra e gli affetti più cari, consola gli sfiduciati, ridesta speranza.
Ti affidiamo e consacriamo le nostre vite, ogni fibra del nostro essere, quello che abbiamo e siamo e per sempre. Ti consacriamo la Chiesa, perché testimoniando al mondo l'amore di Gesù, sia segno di concordia, sia strumento di pace. Ti consacriamo il nostro mondo, specialmente ti consacriamo i paesi e le regioni in guerra. Il popolo fedele ti chiama aurora della salvezza. Madre, apri spiragli di luce nella notte dei conflitti. Tu, dimora dello Spirito Santo, ispira vie di pace ai responsabili delle nazioni. Tu, Signora di tutti i popoli, riconcilia. Riconcilia i tuoi figli, sedotti dal male, accecati dal potere e dall'odio. Tu, che a ciascuno sei vicina, accorcia le nostre distanze. Tu, che di tutti hai compassione, insegnaci a prenderci cura degli altri. Tu che riveli la tenerezza del Signore, rendici testimoni della Sua consolazione. Madre, Tu, Regina della Pace, riversa nei cuori l'armonia di Dio. Amen. E così la preghiera dalla liturgia siriaca. E adesso le invocazioni. Da pacem Domine in diebus nostris. Da pacem Domine. Signore Gesù, custodisci il tuo popolo. Da pace Domine, in diebus nostris. Signore Gesù, illumina i governanti. Signore Gesù, spezza le trame della guerra. Signore Gesù, dissolvi l'odio. Rafforza la speranza. Da pace Domine, in diebus nostris. Signore Gesù, riconcilia tutti i cuori. Gesù, unisci tutti i popoli in te. Da pace Domine, in diebus nostris. Signore Gesù, proteggi i poveri e gli indifesi. Da pace Domine, in diebus nostris.
consola chi soffre. Accogli i defunti a causa della violenza. La pace Domine, indire vos nostri. O Principe della Pace, Gesù risorto, guarda benigno all'umanità intera. Da te solo aspetta l'aiuto e il conforto alle sue ferite. Tu sempre prediligi i piccoli, gli umili, i doloranti, sempre vai a cercare i peccatori. Fa che tutti ti invochino e ti trovino per avere in te la via, la verità, la vita. Allontana dal cuore degli uomini ciò che può mettere in pericolo la pace e confermali nella verità, nella giustizia, nell'amore per i fratelli. Accendi la volontà di tutti a superare le barriere che dividono, a rinsaldare i vincoli della mutua carità, ad essere pronti a compatire, comprendere e perdonare, affinché nel tuo nome le genti si uniscano e trionfi nei cuori, nelle famiglie, nel mondo, la pace, la tua pace. E così la preghiera di San Giovanni XXIII da radiomessaggio pasquale del 13 aprile 1963. E adesso le invocazioni. Chiesa come segno dell'umanità riconciliata.